Buonasera, come vi è stato annunciato, questa sera parliamo di medicina con il nostro professor glorioso che presenta un programma particolarmente ricco, interessante e profondo. Di un ramo di ipertensione del quale ci ha parlato più volte nel passato. Professore, forse è utile fare un breve riepilogo di quello che di alcune cose che lei ha già detto in passato. Quali sono i fattori che causano l'ipertensione? Lei ci ha illustrato che sono molteplici e che non sempre è facile riconoscersi, cioè farsi l'autodiagnosi per cui uno va e dice ho l'ipertensione. Sì, no, è per niente facile perché la cosa principale che caratterizza questa malattia rispetto a molte altre è che nella grandissima maggioranza dei casi non dà sintomi, non dà disturbi. Quindi non dando disturbi ovviamente le persone non se ne accorgono e se la portano addosso nel corso degli anni. Il problema è che avere la pressione più alta, stabilmente più alta, non più alta. Questo vuol dire ipertensione. Questo vuol dire avere la pressione più alta al di fuori di quando la si misura quando uno è arrabbiato. Se uno è arrabbiato, ovviamente, tutte le persone che si arrabbiano hanno in quel momento la pressione alta. Ma questa non è ipertensione, è una conseguenza dell'arrabbiatura. Una forte emozione, anche non arrabbiatura, altera la pressione arteriosa. Però questo alterarsi a momenti non vuol dire assolutamente niente, al di là di quello che molte volte si dice. Quello che invece crea danni è il fatto che la pressione si alta stabilmente. Però, per dirla più correttamente, anche questo va chiarito bene e va fatto capire alle persone. Non è avere la pressione alta nelle arterie che crea i danni. Cioè, se le mie arterie all'interno hanno 120 di pressione massima o 140 o 150 di pressione massima, io non sono per questo esposto ai danni, cioè non è la pressione nei tubi che fa il danno, ma è il fatto che le persone che sviluppano pressione alta, e lo fanno per motivi genetici, perché nascono predisposte a questo, queste persone in larga misura hanno anche altri geni che predispongono verso lo sviluppo di danno sugli organi principali. Quindi è chiaro che sviluppano la pressione alta e la predisposizione al danno, il quale danno piano piano poi viene fuori. Allora uno vede il danno che viene fuori, la pressione che è alta e dice è la pressione alta che ha causato il danno, e invece no, l'uno è largamente indipendente dall'altro. Ci sono determinati comuni, ma in altra parte sono largamente indipendenti. Il vantaggio del fatto che i determinanti siano comuni è nel fatto che se io uso farmaci in grado di tacitare quelli che creano la pressione alta e il danno, io prevengo sia, io abbasso la pressione chiaramente e prevengo anche lo sviluppo del danno. Ecco perché curare questa malattia significa anche prevenire in larga misura, anche se purtroppo non del tutto, in larga misura anche il danno agli organi principali, che sono cuore, cervello, rene e arterie, fondamentalmente. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, in pratica è come se io con una medicina colpissi due cause di danno, quello che mi alza la pressione e quello che mi causa per esempio l'infarto. Se le colpisco tutte e due annullo la causalità di infarto e controllo la pressione nei limiti del normale. Quindi è ovvio che la popolazione va curata. Sì, ma
Quando io me ne accorgo, non è che dico ho l'ipertensione, se mi ammalo, ho un ictus, non so, qualche cosa, ho problemi al cuore o di altro, o alla, che so, ai reni. Non è che dico io ho l'ipertensione. Cioè, no, come, certo, uno cioè, va... Quando si riconosce, i bue sono già scappati. No, non del tutto, perché è chiaro che se una persona non ne ha la minima consapevolezza, fin tanto che poi succede appunto un ictus o un infarto, è chiaro che il problema viene scoperto in quel contesto lì. E qui certamente i bue sono già scappati, però la medicina generale ha degli assistiti. I medici di medicina generale, degli assistiti. Se questi assistiti, ogni arrivati a essere grandetti, diciamo dai 40 a 45 anni su, iniziano ad andare qualche volta dal medico, qualche volta intendo ogni 2-3 anni, per carità, sì. Non è che ogni mese uno deve andare a farsi vedere, però vanno dal medico a dire: dottore, io sto bene, mi dia un'occhiata per essere tranquillo che tutto sia a posto. Ecco, questo sarebbe il modo corretto. E questo rimedierebbe un problema abbastanza importante, che è proprio il fatto che noi, dei 400.000 circa sardi con la pressione alta, ammalati di ipertensione, sappiamo che ne sono a conoscenza meno della metà. Queste sono le nostre statistiche, dircelo. 200.000, quindi... non ne hanno assolutamente percezione, e quindi esposti all'andare avanti della malattia e quindi anche all'andare avanti del danno. Gli altri 200.000, la cosa ancora più spiacevole, è che gli altri 200.000 ne sono a conoscenza, ma soltanto la metà scarsa fa cure, viene messa in terapia. Perché? Per colpa dei medici, ma può anche darsi, però molta gente rifiuta il trattamento. Non vuole prendere medicine. E questo è un errore. Sento perché bene. Ecco, non ho disturbi, quindi cosa mi curo a fare? E questo ovviamente è un errore, perché è il discorso che facevamo prima. Quindi siamo arrivati a 50.000 persone. Il problema ancora è che di queste 50.000 persone messe in cura, cioè che prendono medicine, di fatto soltanto meno della metà, hanno una terapia realmente efficace, cioè qualcosa che gli controlli stabilmente la pressione arteriosa. Quindi 50.000. Quindi hanno tutto il vantaggio del controllo di malattia. 50.000 si sottopongono e seguono in una certa misura. Forse neanche, sì. Neanche. Okay. Quindi siamo a... un quarto di quelli... Dei 400.000 siamo a 8 volte meno, quindi siamo... al 10%, sì, circa, sì, ecco, 10-12%, quello che ovviamente è francamente deludente. Si potrebbe anche dire, però allora, hai detto che dai 40-45 in poi è bene fare dei controlli, noi sappiamo quindi che la pressione va avanti con l'età. Questo non è vero, cioè non è vero nel senso, non è che andando avanti con l'età si viene esposti all'ipertensione, questo proprio non è vero. È esposto all'ipertensione chi ha in sé i determinanti genetici di malattia. Gli altri arrivano a 90 anni, e Sardegna ce ne sono tanti, con 120 su 80 di pressione, perfettamente tollerati e ovviamente non accompagnati da danno. Tanto per chiarire la differenza che c'è tra pressione alta e danno, ci sono persone di età avanzata, 80, 85, 90, e abbiamo tanti nei nostri ambulatori, che hanno pressioni alte, che hanno curato poco o anche male, e che però non hanno mai avuto danno al cuore, ai reni e al cervello. Questo dimostra quello che dicevo. O hai i geni che ti alzano la pressione e che ti procurano il danno, e allora sei esposto ai guai. Ma se non hai i geni che ti procurano il danno, la tua pressione alta di per sé di guai non ne fa. E che è abbastanza raro, ovviamente, che siano così disgiunti perfettamente. Però esiste questa possibilità. Il problema, appunto, è che l'intervento della medicina generale deve essere sistematico
sulla popolazione oltre una certa fascia d'età. Si trovano quelli che hanno la pressione più alta e si cerca di convincere questa gente a iniziare terapie efficaci. Terapie. Cosa vuol dire? Pigliare pastiglie. Ma in senso classico vuol dire questo. Ma terapia però è qualunque cosa risolve un problema medico. Quella è terapia. La pressione alta ha bisogno per svilupparsi, e anche il danno d'organo, di due componenti. La prima è genetica, quella a cui alludevo prima. La seconda è ambientale. E l'ambiente è ciò che io faccio. Non è se ci sono più macchine o meno per strada. È se fumo, se mangio molto salato, fondamentalmente, se mangio molti grassi animali, fondamentalmente perché insieme alla pressione alta posso sviluppare le placche nelle arterie, sempre, anche qui, se ho i determinanti genetici, se no non le sviluppo. Ecco, allora, se io a queste persone che, diciamo, eccedono in queste cose, riesco a consigliare di alimentarsi con meno sale e di fare una vita meno ricca di sigarette, idealmente anche senza, e meno ricca di stress. Lo stress è un altro determinante di pressione alta importante. Sì. Se riesco a far questo, dico se riesco perché è difficile, però ci si riesce, allora metto sotto controllo l'ipertensione nel 35% dei casi, che non è poco. Perché saranno le persone, il 35% di quei 400.000 famosi, che vanno ad avere la pressione perfettamente normale, un buon controllo della pressione e del danno degli organi, che è causato anche lui da eccesso di sale e da stress, oltre che da geni, senza avere intervento di farmaci, cioè senza avere effetti collaterali, senza avere fastidi e senza pesare, tra l'altro, economicamente sulla sanità, sulle spese sanitarie. Quindi si hanno due aspetti importanti, uno medico e uno che deve essere solo un aspetto derivato, quello dei costi, appunto. Quindi i pazienti, ciascuno di noi ha una, da parte sua, una responsabilità. Certamente. È di rivolgersi per un controllo, come si dice. Gonfiami, sì. Controllami l'olio. Sì. Ecco, controllami le gomme. Sì, esatto. No, prima di... Esattamente. Ecco, questo sì, quindi sì. E d'altra parte però abbiamo anche bisogno di, forse è utile che medico o di base dica, ma tu hai o lei ha, da quanto è che non si misura la pressione? Venga che le misuriamo la pressione. Certo. Cioè ci vuole un dialogo, mi pare che questo sia molto importante, cioè non aspettare quando uno arriva. Questa affermazione è verissima e mette l'accento su un problema difficilissimo, che è quello della prevenzione. Perché prevenire è meglio che curare, sì, è una frase che sanno tutti e di cui tutti abusano. Però è realmente così. Il problema grave è che la prevenzione manca completamente. E manca perché la prevenzione è difficile da fare, non in se stessa, e per carità, e se stessa è molto facile, è difficile realizzarla perché comporta l'impegno delle persone e delle strutture. Le persone, noi tutti, siamo tutti bravissimi, siamo eccellenti, puntuali, ci ammazziamo di lavoro, però poi quando qualcuno va a setacciare ciò che realmente abbiamo fatto, siamo un po' meno bravi, un po' meno puntuali, un po' meno eccellenti. Io non voglio essere offensivo, però prevenzione vuol dire fare dei programmi a lungo termine, 10 anni minimo, che inserendo delle piccole variabili nella vita di tutti i giorni delle persone e usando lo strumento adatto perché realmente vengano inserite, questo è il punto critico, produca nel tempo un risultato. Cioè, l'esempio è calzante, sì, però il medico dovrebbe anche dire vieni che ti faccio una visita, giusto. Adesso abbiamo l'elettronica, l'elettronica è un formidabile passo avanti se viene usata correttamente, ovviamente.
Come può l'elettronica aiutare? È molto semplice, i medici, tutti i medici, hanno un computer in cui c'è un database, l'archivio dei propri pazienti. Questo archivio quantomeno ha l'anagrafica, dovrebbe anche avere dei dati clinici, ma quantomeno ha l'anagrafica. L'anagrafica vuol dire che io posso fare dei report e sapere quanti fra i miei assistiti oggi hanno 40 anni. Se sono maschi e sono femmine, bene. Quanti stanno bene, quanti hanno qualcosa che non li fa stare bene. Quelli che hanno qualcosa non c'è problema, lo so già, li sto curando, son già nel sistema. Gli altri, la maggioranza che non viene in ambulatorio perché sta bene, stanno davvero bene. Allora, scusate, ma costa poco che il medico mandi un'informativa attraverso l'ASL, per carità, non dico mica che il medico si sprechi, tra virgolette, ben inteso, a mandare letterine, però può segnalare all'ASL l'elenco di persone da avvisare che è opportuno vengano in ambulatorio a farsi una visita medica. Così come si fa per il seno, così come esatto, si fa per certe... Esatto, va allargato. Allargato. Perché quello che sta dicendo lei, che c'è un potenziale fattore di rischio. Esatto, esatto. Che c'è davvero, quindi che c'è, sì. Che c'è in larga misura, perché sì. Poi la diffusione della malattia nella popolazione è il 35%, 35-38%, quindi sono numeri molto grossi. Quello che dico è stato realizzato, quindi è realizzabile. Non sto dicendo le fantasie di Nicola Glorioso di chissà dove pensa di essere. È stato realizzato, a parte che all'estero da decenni, ma lo è stato anche in Italia. In Italia, a Ravenna, l'ASL di Ravenna, una persona, un medico, ha realizzato con un gruppo di medici di medicina generale proprio questo sistema, collegandoli in modo opportuno attraverso una serie di computer, questa gente mandava delle informative ai pazienti in modo tale da dire guarda che devi venire a fare questo. Beh, la gestione della malattia, come anche di altre malattie, da loro ha cambiato faccia. Per chi volesse vedere queste cose e non pensare che siano solo mie fantasie, questo si chiama progetto Pandora, è stato realizzato negli ultimi anni 90 presso la ASL di Ravenna. Addirittura? Certo. Quasi 20 anni fa. Ma certo. Questo ci fa capire quanto siamo arretrati noi qui. Io ho avuto la fortuna di conoscere, e sono anche molto amico, l'amicizia si è creata proprio per la stima reciproca che si è creata, chi ha ideato e realizzato questo progetto, che poi il dottor Ezio degli Esposti, di Ravenna appunto, e con cui tuttora mi frequento, anche perché è una persona di altissima qualità umana e medica. Ho tentato col suo aiuto di realizzarlo in Sardegna, non ci sono riuscito per diverse problematiche, però è fattibile. Allora io dico, se qui c'è una certa resistenza a seguire queste iniziative, se vengono realizzate da un privato, ecco, sì. Non ci deve essere se è realizzata dal pubblico. Allora ho detto, bene, siccome è difficile farlo così tra colleghi, perché c'è molto più individualismo di quanto ci possa essere in Romagna, evidentemente, oppure anche per altri fattori, per carità, proviamo a proporlo alla Regione. La risposta che mi sono sentito dare quando sono andato lì a descrivere ciò che era accaduto e a far vedere quanto era stato utile, quindi quanto poteva essere estremamente proficuo per la Regione Sardegna in termini di ottimizzazione dell'assistenza delle persone e in parallelo anche di forti risparmi economici, quindi obiettivo ottimizzare la sanità, sì. Conseguenza anche risparmio economico, ma cosa vuoi di più? Senza togliere niente, dai il meglio che puoi dare e ci spendi pure meno. Ecco. La risposta è stata, ma quanto ci vuole? E ci vuole che ovviamente le cose maturano secondo i tempi della malattia. In questo caso ne parliamo dei 5-10 anni in su. Lo dicevo perché era, da parte Pandora, ma era già venuto prima in America, col programma NAINS,
che sono delle specie di indagini che vengono continuate tuttora, uh-huh. E dal 70 che durano, sì, dal 70, 71 anzi, che durano e vanno avanti tuttora con programmi triennali che vengono sempre rinnovati. Siccome i presidenti degli Stati Uniti durano 8 anni, ben che vada, se non ne ammazzano prima, ne sono passati in questi 40 anni, 50 anni, ne sono passati un bel po' di, sì, presidenti, certo. Ecco appunto. Quindi questo vuol dire che lì hanno l'intelligenza di far cose che, a prescindere dalla veste politica di chi gestirà le cose, hanno comunque una valenza per la nazione. Quindi devono dare un prodotto che tutti si trovano in mano. Quello rosso, quello verde, quello bianco, quello che diavolo vogliamo. Ecco, mi sono sentito rispondere, ma siccome mi dici di programmi di 10 anni, io al massimo duro in carica 5 anni e quindi non mi interessa. Questa è stata la risposta. E devo dire che è stata la risposta che io ritengo veramente terribile, perché specchio di una mentalità che non voglio giudicare, tanto meno in televisione, e che fa sì che noi non resteremo sempre al palo. Saremo sempre quelli con la sanità, diciamo, che traballa, che costa un sacco di soldi. Voglio ricordare a questo proposito come la Sardegna, siccome è regione indipendente, sì, vabbè, autonoma, a statuto speciale, autonoma, sì, che non è stata commissariata, sì, perché i parametri di spese e gestione sanitaria in Sardegna affrontati alla qualità sono ampiamente da commissariamento e lo sono da molti anni. Ce la siamo salvata, ci siamo salvati perché siamo regione a statuto speciale, se non lo saremmo già. Quindi ci sono degli aspetti che, insomma, che andrebbero chiariti. Ma professore, immagino che per seguire questa malattia siano necessarie delle strutture specialistiche. In Sardegna abbiamo, o quante se ne abbiamo, quante strutture specialistiche abbiamo, sono state create nel tempo? Non sono state create nel tempo perché, cioè, non ce n'è attualmente, a parte il centro di Sassari, se che vogliamo... Che è stato creato da lei, sì, da lì. Sì, 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 era fino al mio pensionamento, adesso ovviamente non lo è più. Adesso c'è il dottor Argiolas che sta continuando pienamente tutto ciò che il centro ha sempre fatto, ricerca inclusa. Dico l'unico per una ragione semplice: c'è nominalmente un altro centro di ipertensione, che tra l'altro avevo iniziato io, che ha sede a San Camillo, che però, avendo perso ricerca e didattica, non ha le specifiche essenziali e ricerca clinica per essere centro della Società Europea di Ipertensione, che invece ha censito noi e ha dato la caratteristica di centro di eccellenza. Questo centro di Sassari, presso l'Università di Sassari, sì, se ho capito bene, è uno di una dozzina di centri di eccellenza di tutta l'Italia. Sì, sono 12 centri di eccellenza in Italia, tra cui questo nostro in Sardegna, appunto. Sì, sì. Centro di eccellenza vuol dire che presso quel centro si svolge un certo tipo di attività clinica con certe caratteristiche che vanno documentate, ovviamente. Sì. La commissione è abbastanza duretta, è fatta da finlandesi, svedesi, insomma una troica di sanità, va? Ecco, tanto per paragonare alle vicende di tutti i giorni. E vuole vedere ovviamente cosa si fa sui malati, con che scheda, con che programma di presa in carico del paziente, vuol vedere cosa si fa in ricerca, che temi si sviluppano, dove si pubblicano i lavori scientifici, che fattore di impatto, cioè di qualità, ha il lavoro pubblicato, se si fanno programmi di ricerca clinica, cioè rapporti di ricerca clinica a contatto con l'industria, eccetera, eccetera. Se si hanno tutte queste caratteristiche, viene presa poi l'etichetta di centro di eccellenza. Insomma, è come la Michelin, Michelin della ristorazione. Ma è un centro, è sufficiente, perché io, tra l'altro, io sono un paziente che frequenta regolarmente, è sufficiente un centro per tutta la Sardegna? Cosa va potenziato? Perché lei quante
persone, quanti pazienti vengono, quante migliaia di pazienti ogni anno voi vedete. Ecco, qui ci sono due aspetti, c'è diciamo i numeri innanzitutto. Noi abbiamo chiuso anche l'anno scorso, come tutti gli anni, con circa 11.000 visite di persone, di sì, persone fisiche, in sostanza, ecco. Assieme a questo ovviamente abbiamo poi fatto tutto ciò che serve a caratterizzare se una persona ha complicazioni al cuore o in altri distretti. Quindi abbiamo fatto esami specialistici, sempre noi lì al centro. Oppure li abbiamo fatti fare sotto sì, nostra gestione, certo, sì, in mani che garantiscono la qualità, in tempi soprattutto stretti. Cioè sì, non è che il paziente viene, ha una certa cosa, forse, la faccio accertare e lascio il paziente libero di andare ovunque a farsi chissà cosa, chissà dove e chissà come, e per carità, e chissà spendendo cose in moltissimi casi, purtroppo no. Li gestiamo in modo tale che tutto venga fatto in modo compatto e si arriva a una conclusione nei tempi clinici logici, in funzione del rischio del paziente. E questa si chiama appunto presa in carico, quello, sì, che, quello che dicevo prima. Quindi ovviamente a parte le visite vengono fatti anche gli esami specialistici, fatti o gestiti, e questo è un grosso impegno di tempo. Poi c'è la ricerca e la ricerca clinica, e anche qui sono altre ore di lavoro. C'è una cosa in tutto questo, chi fa il nostro mestiere, io ne sono profondamente convinto, non può lavorare ad orario. È chiaro che anche noi abbiamo degli orari, e sono orari sindacali, tabellari, le 6 ore 40, le 6 ore 20, eccetera, eccetera. L'orario descrive la retribuzione, è quella, è il nostro stipendio, quello che ci danno. Sì, però se poi una cosa mi preme, non è che arrivate alle 6 ore 20 me ne vado a casa, continuo a fare quello che mi preme, perché non accetto di lasciarlo appeso al domani, perché poi domani ci sarà qualcos'altro che avanza e anche quello sarà rinviato, e così non si costruisce mai niente. Cioè io in sostanza nel lavoro medico purtroppo vedo una mancanza di orario, non vuol dire essere i martiri del lavoro, ma per carità, però vuol dire che se c'è bisogno si va avanti ben oltre l'orario. Quindi secondo me, in idea personale, per carità, secondo me chi fa il medico dovrebbe ragionare in questi termini. Poi è chiaro che molti mi diranno fatelo tu, che a me non mi interessa, ma queste sono cose individuali. E la ricerca deve andare in parallelo, ricerca vuol dire porsi degli obiettivi che servano a chiarire aspetti oscuri della medicina. Ce ne sono tanti, ma talmente tanti. Noi ancora di tantissime cose non sappiamo perfettamente l'origine, non sappiamo l'evoluzione. La ricerca serve a questo. Capire quali sono i lati ancora oscuri, tentare di capire con quale meccanismo posso far luce in quel settore. La ricerca è questo, non è l'idea geniale dell'italiano bravo. Quelle sono appunto le sciocchezze che ci hanno reso famosi, tra virgolette, nel mondo. Appunto. E questo è il sistema, quindi. Sistema, cultura da una parte e sistema. E anche qui, chiaramente, ci vogliono le ore dedicate, se no a questo non si arriva. Quanti centri occorrono? Qui c'è un'altra cosetta da chiarire. La gestione attuale, quelle 11.000 visite, ecco, molte erano perfettamente logiche. Certo, la persona che ha un dubbio particolare da chiarire, che il medico di medicina generale non può chiarire e gestire, è giustissimo che venga in altre mani dove può essere chiarito. Ma se il problema è vado dal medico, non ho fastidi, mi viene trovata la pressione alta, vengo mandato al centro, ma scusate, perché? Perché? Non ho fastidi, ho 40 anni, mettiamo, non ho nessun disturbo, o visitandomi il medico non ho trovato niente che possa indirizzare su dubbi o sospetti di altre cose che mi possa mettere a rischio, mi fa fare gli esami minimi che sono assolutamente già catalogati chiarissimi a chiunque per capire le mie caratteristiche di funzione di organo, poi in funzione dei miei livelli di pressione mi mette un programma
di terapia conservativa, riduci il sale, ma fallo sul serio, oppure di terapia farmacologica se i livelli di pressione sono molto alti, quindi richiedono un intervento di medicina immediato. Ecco, e mi gestisce nel tempo sorvegliando gli effetti collaterali, ovviamente, perché in funzione delle medicine che prendo posso sviluppare effetti collaterali, è normale. Chiamiamo, adesso non so se il termine è corretto, i protocolli, il medico di famiglia, certo, dovrei, sa che questi sono i farmaci, certo, fanno, che hanno questo effetto, eccetera, 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 sì, e questo va seguito, quindi certamente. Sì, no. Sì, esatto. No, prima ancora che sa cos'è la malattia e sa come gestirla, sì, perché se non è complicata è pienamente alla portata del medico di medicina generale, pienamente. Cioè, dove non c'è qualcosa di particolare da fare, che in ambulatorio periferico non è fattibile, mettiamo, tutto quello che non ha queste cose particolari va fatto negli ambulatori periferici, dei medici di medicina generale, ecco, che hanno, devono avere, siccome sono medici, tutta la cultura e la capacità gestionale anche degli effetti collaterali dei farmaci, anche di questo. Ma... Per cui tutta questa enorme massa viene scorporata da quello che fa il centro di ipertensione. Il centro di ipertensione serve dove il medico di medicina generale dice: io questa persona l'ho gestita secondo i canoni classici, linee guida, non le mie fantasie, che io che mi sento il migliore decido che... Sono tutte sciocchezze quelle. Linee guida, che tra l'altro sono anche una garanzia legale. Sì. Perché se qualcosa va male e ho seguito le linee guida, sì, chi mi può far colpevolezza di qualcosa? Nessuno. Perché ho seguito le linee guida. Le linee guida vuol dire gestire al meglio della conoscenza le persone. E quindi che colpa posso avere? Nessuna, se l'ho fatto secondo quello schema operativo. Quindi lo fanno loro. Se invece, nonostante questo, le cose non vanno bene, si sviluppa un segno di malfunzione d'organo, viene mandato al centro di ipertensione, che gestirà poi la complicazione o la particolare forma rara di ipertensione. Noi dovremmo servire a quello. Ecco, se noi mettiamo il discorso in questi termini, allora i centri specialistici, uno o due per ogni milione di abitanti, bastano e avanzano. Quindi la Sardegna, che ha 1.200.000 adulti, più o meno con 200, uno a Cagliari e uno a Sassari, ci sarebbe ampiamente... E l'aspetto della formazione dei medici che devono applicare le linee guida? Questo è un discorso terribilmente complicato. Allora io le pongo questa domanda perché in questo modo si chiuderebbe, se lei vuole lo affrontiamo la prossima volta. Questo. Ah, volentieri, sì, molto ecco. Volentieri. Ecco, perché entriamo e allora... Facciamo solo un cenno, quindi, adesso. Ecco, si prego. No, qui c'è un discorso di fondo. Le linee guida, purtroppo in Italia ancora, in molte parti d'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, vengono viste da molti medici, da molti di noi, come qualcosa che ti costringe a fare qualcosa che tu, nella tua individualità di professionista, devi scegliere in modo indipendente. Ma perché? Le linee guida sono nient'altro che il prodotto di una serie di persone competenti, e tra l'altro non tutti medici, ma sono anche infermieri, rappresentanti del sociale, di mille altre cose importanti e governativi, raccolgono durante tutto l'anno ciò che esce sui migliori giornali scientifici, lo mettono insieme, cercano di capire i significati comuni della gestione e delle caratteristiche di malattia e dicono: le cose più sicure da fare in questo caso sono queste. Più sicure perché? Perché lo dicono loro? No, perché è documentatamente la scelta che dà meno luogo a guai, che dà gli effetti migliori. E garantisce anche, e quindi garantisce, il professionista, certo, il professionista, certo, da eventuali sì, rivendicazioni. Percorsi o rivendicazioni. Certo. Perché se io ho sbagliato perché ho fatto in testa mia, chiunque giustamente puoi dire: ma scusa, cosa hai fatto? Se invece io ho sbagliato, se io ho seguito esattamente le tracce ufficiali più garantite e documentate, ma poi le cose sono andate male, purtroppo può accadere, perché la vita umana ha molte variabili e purtroppo alcune volte sfuggono. E allora, se ho fatto tutto ciò che dovevo fare, non siamo mica esseri sovrumani noi,
Noi siamo esseri umani, quindi le nostre possibilità arrivano fin lì. Bene, professore, grazie. Tanto ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito. Potete scrivere al professor Glorioso e il prossimo, già dal prossimo incontro, il professore risponderà alle domande che avete inviato. Verrà presentato un palinsesto nel quale verranno elencati gli interventi che il professor Glorioso farà sulla nostra televisione. Io lo ringrazio per la chiarezza. Grazie a voi. E in attesa di rivederlo da noi, la saluto professore e saluto gli telespettatori. Grazie.